Pietro Leopoldo, per grazia di Dio, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana. Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore, abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni e mediante la celere spedizione dei processi e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti, ha considerato diminuiti i più comuni e resi quasi inauditi gli atroci. E quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale è abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi della società della punizione dei reati, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie, che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti, impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti. Ma, inevitabile nei rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità quanto espresso. Abbiamo visto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti ancora non gravi. Ed avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato e al pubblico danno, la correzione del reo figlio, anch'esso della società e dello Stato, della di cui emanda non può mai disperarsi, la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che il governo nella punizione dei delitti e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente diretta è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo. Che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di un esempio continuato e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto. Avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire, come abbiamo abolito con la presente legge, per sempre la pena di morte contro qualunque reo sia presente, ad arto che confesso e convinto di qualsivoglia delitto, dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite. Tale è la nostra volontà, alla quale comandiamo che sia data piena esecuzione in tutto il nostro Granducato, nonostante qualunque legge, statuto, ordine o consuetudine in contrario. In Firenze, l'anno 1786, Pietro Leopoldo.